perché purtroppo l'amministrazione non ha voluto assolutamente ascoltarci nelle nostre richieste. Quando noi siamo venuti a scoprire di questo progetto dell'esecutivo è stato praticamente un mese fa. Noi abbiamo chiesto sia in sede di commissione sia in tavoli di partecipazione la possibilità di partecipare e migliorare questo progetto. Purtroppo la giunta si è proprio arroccata e noi abbiamo cominciato a studiare tutte quante le carte e naturalmente abbiamo visto che ci sono una serie di violazioni delle direttive più importanti dal punto di vista ambientale. La prima direttiva in assoluto è quella per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, perché qui ci troviamo in un grosso progetto, perché che dicano che questa strada è fatta per la riserva, la strada non è fatta per la riserva, questa strada è all'interno del progetto denominato pendolo. Questo pendolo è una grossa infrastruttura che passa dentro una riserva, in questo caso è d'obbligo lo screening, sicuramente la valutazione di impatto ambientale, probabilmente anche la stessa valutazione di impatto ambientale. È un'area protetta e quindi siamo nella legge quadro 341 del 91, siamo nella direttiva uccelli, sempre direttiva Habitat, che va a difendere la biodiversità di questa riserva, che ricordiamo è l'unica riserva, è una delle pochissime riserve all'interno di un comune. È uno scrigno di biodiversità e doveva essere valutato e studiato l'impatto in quest'area. Questa vicenda, questa strada colpisce l'interno della Pineta, in zona di massima protezione. I lavori si stanno eseguendo in periodo vietato, perché è il periodo di nidificazione, sia per le norme nazionali che per le direttive europee, e quindi secondo noi ci sono violazioni di legge. Si poteva fare altrimenti e con facilità. Primo, perché c'è lo spazio, basta girare la telecamera e vederlo. Secondo, perché i privati proprietari di questo spazio lo mettono a disposizione gratis, senza bisogno di espropri. Terzo, perché le norme tecniche di attuazione del piano regolatore lo consentono senza varianti, quindi si può fare subito e gratis.